Leo Marongiu, segretario provinciale del Partito Democratico, questa mattina questo sit-in davanti a Renzetti per dire no al trasferimento del reparto di dialisi sarebbe un ulteriore gesto di spoliazione nei confronti del Renzetti, una situazione già difficile che ha visto in prima linea l'ospedale con la situazione degli OS, con i problemi del CUP. Qual è secondo te la soluzione ad un problema che riguarda tutti e che non ha schieramenti politici? Ma lo spostamento del reparto dialisi da Lanciano non è che l'inizio del declassamento del nostro ospedale. Noi avevamo proposto per tempo una soluzione alternativa, ne abbiamo parlato in tutti i modi a Shell già dall'agosto 2021 insieme all'ex sindaco Pupillo, lo abbiamo ribadito con forza nei consigli comunali di queste settimane, questi mesi e questi 2 anni di assente amministrazione Paolini, che il progetto di demolizione e ricostruzione dell'ospedale Renzetti ci avrebbe esposto a queste conseguenze. Noi avevamo un'altra idea, quindi non è una battaglia strumentale, noi avevamo offerto una soluzione, ossia la costruzione del monoblocco, cioè un nuovo ospedale nell'area dell'obitorio e del parcheggio per permettere alle attuali degenze di continuare a funzionare. Non ci hanno voluti ascoltare e con il progetto che porteranno avanti saranno costretti ad abbattere corpi di fabbrica dove ci sono oggi le degenze, quindi la dialisi, spostare questi servizi, allontanare la sanità dai pazienti e far sì che l'ospedale Renzetti resti paralizzato per anni nell'attesa del nuovo ospedale. Tutto questo è inaccettabile, ecco perché oggi insieme a noi, insieme ai partiti, ai movimenti che fanno battaglie anche politiche, c'erano tantissimi cittadini dializzati, pazienti, che non devono essere strumentalizzati ma che raccolgono con noi l'invito alla politica, a Paolini, a Marsiglio di fermare questo scempio. Perché una volta che l'ospedale di Lanciano, una volta che i servizi vanno via, qui non torneranno e non possiamo aspettare anni per avere buona salute nel nostro territorio. Nell'occasione avete lanciato anche una raccolta di firme, nella speranza di sensibilizzare tutti i cittadini nella difesa di quello che è un bene comune e che va tutelato. Ma visto che non ci ascoltano nelle sedi istituzionali, siamo stati costretti a portare fuori questa battaglia. Perché è sempre molto impegnativo portare le battaglie davanti all'ospedale, all'aperto, in mezzo alla strada tra la gente, ma a volte è necessario e la raccolta firme serve a questo, a sostenere le battaglie che facciamo come consiglieri comunali anche da parte dei cittadini che dicono no a questo ulteriore depotenziamento dell'ospedale Renzetti.